Sindaco, cittadinanza onoraria quest'oggi in Consiglio Comunale a un grande uomo. Sì, fa sempre piacere, insomma, da parte del primo cittadino segnalare persone come Michele, insomma, che hanno una storia alle spalle importante, quindi è bello poter ricordare la storia di questa persona, è bello poterla segnalare, perché noi dobbiamo vivere di esempi. E quindi è bello citare la vita di queste persone che sono state a modello e esempio per tutti. Io ho lasciato Agropoli nel lontano 1956. Purtroppo le vicissitudini della vita sono queste. Non offriva nessuna possibilità di lavoro e sono andato al nord. Poi mi sono arruolato nella Guardia di Finanza e si è svolta la mia carriera dal 60 al 99, ho comandato diversi reparti e sono stato nell'Italia dell'Est, cioè al nord della Friuli Venezia Giulia e Veneto, e la mia carriera si è conclusa a Venezia, dove mi sono sposato, ho creato una bella famiglia con due figli e attualmente sono in pensione. Perché ho avuto questa onorificenza? Voi lo sapete, forse tutti lo sanno, nel lontano 78 ho avuto il piacere di salvare due ragazzi al mare in burrasca. Purtroppo non ho potuto salvare il terzo perché ero stremato e non ce la facevo più. Con le onde alte non ho potuto salvare, e questo è il mio rammarico. Per questo atto che ho compiuto mi sono state attribuite le medaglie d'argento al valor civile, una delle quali mi è stata data direttamente dal presidente Pertini durante l'anniversario del corpo a Roma con la fondazione del corpo. E ho avuto tra l'altro anche il collare per il Cavaliere di San Marco, con la croce del Cavaliere di San Marco, per le cose che avete sentito. E ho ricevuto parecchie onorificenze da cavaliere, ufficiale e commendatore. E con le medaglie le possiamo indicare, insomma, sono queste, ci racconti. Allora, questa è la medaglia d'argento personalizzata, perché è mia, e qui c'è il nome e cognome e c'è anche Agropoli, l'8 a luglio del 1978, quando ho salvato i ragazzi. Questa è commendatore, questa piccola è lo stesso per gli atti di coraggio eroici, la Fondazione Carnegie, e questa sono i 30 anni, sono 30 anni di servizio della Guardia di Finanza. Questa è la croce d'oro, la medaglia d'oro. Cosa si sente di dire ai cittadini agropolesi che hanno voluto insieme all'amministrazione la sua presenza e appunto affidarle la cittadinanza? Io non finirò mai di ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale e tutti i cittadini di Agropoli. Mi onoro di avere la cittadinanza onoraria, perché sarò orgoglioso e portare il nome di Agropoli ovunque io sia. Allora, il Centro Sociale Polivalente di Agropoli è orgoglioso di partecipare alla meritevole onorificenza conferita al socio. Auguri e benvenuto tra noi cittadini. Bravo.